Problemi di sicurezza, tranquillità, necessità di manutenzione delle strutture e delle strade adiacenti, ma anche la questione riguardanti diversi appartamenti sfitti e non utilizzati. Queste le problematiche principali segnalate dai residenti delle case popolari di Crema. La nuova assessora al welfare e coesione sociale ha analizzato la situazione. Il pomeriggio del 3 agosto ho avuto un primo incontro con gli inquilini delle case popolari di Crema. È stato un primo incontro positivo e conoscitivo. Si sono resi portavoce delle istanze e delle problematiche che vivono i cittadini presso l'edilizia pubblica. Per quanto riguarda le attività che si potrebbero attuare, sarà importante potenziare gli sportelli di mediazione abitativa anche per i risvolti legati alla morosità, per evitare anche che questioni di vicinato sfocino in questioni etniche. Attualmente a Crema, come segnalato in passato dai residenti, non vi è uno sportello attivo per raccogliere le istanze. Questa dunque potrebbe essere una soluzione. Un'altra necessità espressa dai cittadini, soprattutto nella zona di Santa Maria, è quella di una serie di controlli nei pressi delle loro abitazioni e dei loro garage sotterranei. Per quanto riguarda la questione dei vigili di quartiere, ho già spiegato al comitato che non basta una vigilanza per poter ottenere la sicurezza della zona. Sarà importante lavorare anche sull'aspetto educativo degli stessi inquilini, sulla loro corresponsabilità, sull'inclusione e sull'integrazione. Rafforzare le azioni tra gli uffici dei comuni, servizi sociali, ufficio tecnico e patrimonio, non dobbiamo assolutamente indebolire questo legame. Dobbiamo fare in modo che l'ALER si rapporti con noi per andare incontro a quelle che sono le esigenze degli inquilini. Si potrebbe pensare anche a un potenziamento dell'edilizia pubblica, ma questo purtroppo non dipende solamente dal comune o dall'assessora welfare. Noi siamo vicini agli inquilini, non li lasciamo da soli, bisogna mettere testa su queste problematiche che vanno avanti da anni e siamo aperti a una collaborazione anche con il comitato per poter migliorare la situazione delle persone che vivono in questi contesti.